Si è appena concluso il terzo concorso Italian Style 2014 organizzato dal Risto World Italy presso il centro commerciale Etnapolis di Paternò in provincia di Catania. La manifestazione, alla quale hanno aderito chef di cucina, pasticceri e pizzaioli provenienti da tutta Europa, si è svolta in più giornate con l'esibizione dei maestri nei vari ambiti della cucina: cucina calda, cucina artistica, cake design e pizzeria. Nella giornata conclusiva dei lavori incontriamo il presidente Risto World e organizzatore dell'evento, lo chef Andrea Finocchiaro. Soddisfatto? Sì, siamo abbastanza soddisfatti della manifestazione che è durata ben 5 giorni. Oggi chiudiamo la nostra manifestazione in questo incantevole scenario del castello di Motta Sant'Anastasia, dove verranno dati dei premi e dei riconoscimenti a tutti quanti i nostri associati e non che si sono distinti nell'anno 2014 per le attività svolte all'interno dell'associazione. Presidente, quanti sono i premiati? E intanto sapere quanti sono i partecipanti a questi 5 giorni. Allora, i partecipanti sono veramente molti, abbiamo delle cifre abbastanza concrete con all'incirca, perché non abbiamo davanti i taccuini, all'incirca sulla cinquantina di partecipanti del concorso pizzeria. Poi per quanto riguarda il concorso di cucina abbiamo avuto ben 35 batterie di cucina calda, con tema quest'anno della Calabria, perché come ben voi sapete noi facciamo valorizzazione del territorio siciliano con un tour ogni anno diverso di una regione d'Italia. E poi per quanto riguarda l'artistico, all'incirca sulle 20 partecipanti, fino ad arrivare col plus ultra del cake design, dove abbiamo avuto veramente un exploit di almeno 30-32 partecipanti, con il concorso di tema libero e concorso di cake design che ha avuto il primo premio di 500 euro con il tema dell'Italia ieri, oggi e domani, un tema abbastanza difficile dove diversi cake design si sono veramente scervellati per realizzare queste opere che a mio parere sono state tutte bellissime. Mentre stasera si sta concludendo il convegno sulla dieta mediterranea. Sì, questa sera stiamo anche realizzando un convegno sulla dieta mediterranea, diciamo è una giornata istituzionale per la nostra associazione, dove si andrà a parlare per quanto riguarda la valorizzazione della dieta mediterranea e anche per quanto riguarda i riconoscimenti che stiamo dando. I riconoscimenti sono vari, partiamo dal premio Ofelia, che diciamo è il premio plus dell'associazione, dove noi riconosciamo le persone che si sono distinte all'interno della nostra associazione per diverse attività. Poi per quanto riguarda il nucleo Emergency, dove ci sono diverse persone che durante l'anno accademico del 2014 all'interno della nostra associazione hanno svolto attività di volontariato in Kenya ma anche in Italia stesso, con diverse emergenze anche a Genova per l'ultima alluvione che c'è stata. Poi per arrivare ad una nomina particolare che stiamo dando ad un nostro amico che è lo chef Pizzo, che sta portando avanti per quanto riguarda un progetto sulla celiachia, dunque l'abbiamo inserita all'interno del nostro nucleo proprio per fare formazione all'interno del settore celiachia del nostro nucleo Emergency, in quanto abbiamo bisogno di personaggi di un certo livello all'interno dell'ospedale che fanno formazione ai nostri associati in caso di calamità naturali o altro, dove dobbiamo andare a cucinare per queste popolazioni, sì, perché siamo in collaborazione diretta con la Protezione Civile Nazionale. Da parecchi anni mi occupo di corsi di celiachia, assieme diciamo partecipo con l'equipe della ASP2 di Caltanissetta, diciamo che si opera all'interno delle cucine dell'ospedale di Gela. Cosa deve sapere uno chef per operare all'interno di una cucina nei confronti di un celiaco? Sì, in particolar modo noi facciamo dei corsi dove si viene specificato che devono avere un laboratorio abbastanza adeguato, non avere farinaggi nelle vicinanze, un laboratorio tutto particolare e di avere tutto igienicamente e seguire soltanto la prassi per la cucina e la manipolazione della celiachia. Ma debbono essere due laboratori separati, indipendenti, tra la cucina normale e la cucina della celiachia? Certamente sì, è un laboratorio adeguato solamente per la celiachia. A quando i prossimi corsi di celiachia a Gela?
I prossimi corsi ce l'abbiamo, il giorno 27 novembre abbiamo il primo corso, il secondo corso l'abbiamo l'11 di dicembre. Ecco, Risto World è presente non solo in Italia, ma il nome stesso lo dice, anche in tutto il mondo. Quali sono le delegazioni? Allora, possiamo vantare già quasi la copertura di tutte le delegazioni d'Italia, sia per quanto riguarda delegazioni regionali che provinciali, ma anche le delegazioni estere. Siamo presenti in America Latina, America del Nord, Asia e Eurasia, poi anche per quanto riguarda Cina, Russia e possiamo dire anche quasi tutta l'Europa, per arrivare fino anche in Cina con alcuni nostri delegati che sono entrati da poco, ma abbiamo molte richieste anche per farli entrare all'interno delle nostre associazioni anche nel settore, diciamo, Sudafrica. Ecco, quando allora un convegno mondiale qui in Sicilia? Allora, già siamo alla terza edizione, ci possiamo tranquillamente vantare di avere dei numeri abbastanza concreti. Speriamo il prima possibile di organizzare un meeting mondiale sulla valorizzazione del Made in Italy per quanto riguarda proprio la valorizzazione del nostro settore no gastronomico. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci.